Buongiorno a tutti signori, Vagelper da Padova. Ci occupiamo di post montaggi e di installazioni di accessori originali nel gruppo Volkswagen Audi, in particolare sulle Audi, ormai lo sapete, seguite il canale, link in descrizione del canale, abbiamo un nuovo sito www.vagelper.com, ci occupiamo anche di consulenze personalizzate per voi, per aiutarvi a scegliere una macchina nuova, una macchina usata o portare avanti una riparazione elettronica, attenzione, non meccanica, ci occupiamo solo di elettronica su questo brand. Allora, signori, oggi siamo qua, sto facendo un piccolo video per voi, per farvi vedere il post-montaggio di un accessorio che io chiamo ostico. Infatti sono dalle 8 di questa mattina che stiamo lavorando nello smontaggio di paraurti. E adesso io mi sto riposando, quindi perdonate. Allora, abbiamo già smontato la parte interna del veicolo, in realtà abbiamo già smontato i fanali, abbiamo smontato il paraurti, abbiamo già installato i due radar posteriori per il side assist. Adesso semmai vi giro la telecamera. Cosa è il side assist? Questi sono i due radar. Uno è lì e uno è dall'altra parte, qui sotto, lì. Cos'è il side assist? Cosa sono i radar posteriori? Praticamente, signori, è un accessorio che si compone di due radar nella parte posteriore del veicolo, sotto i fanali, appunto nascosti dietro il paraurti, e tramite delle onde Doppler, quindi misurano la distorsione delle onde Doppler e grazie a questa misurazione riescono a capire se stanno sopraggiungendo veicoli nella parte posteriore del veicolo, del vostro veicolo, e vi printano tramite un LED di segnalazione nello specchietto che è questo. Quindi andremo anche a montare queste nuove calotte negli specchietti laterali. Tramite la segnalazione di questo LED vi dicono se avete veicoli che vi stanno superando nell'angolo cieco o nella corsia di sorpasso. In questa versione restyling, anche quando fate retromarcia, se avete la telecamera, i sensori di parcheggio, avete il side assist, i radar riescono a frenarvi la macchina in fase di manovra nel caso in cui voi uscite di culo da un parcheggio e uno vi sta venendo dietro addosso, vi fa proprio la graffichetta e vi frena. Signori, side assist quindi si compone di radar posteriori, portare i cablaggi anteriormente per la linea estesa, data bus di segnale, abbiamo i cablaggi per il LED di sinistra e il LED di destra, controlleremo tutto da menu. Adesso vi facciamo vedere anche il menu, gli specchietti, giro la telecamera per vedere i radar. Allora, abbiamo smontato la parte della apparatia interna, abbiamo già fatto passare i cablaggi, ho già creato il cablaggio dedicato al side assist, ho già installato i radar da una parte e dall'altra, abbiamo già il suo cablaggio pronto. Poi andremo, come vi dicevo, a cambiare anche queste calotte con la parte luminosa a LED e andremo anche a installare le frecce dinamiche. Visto che smontavamo, gli specchietti, ho pensato bene di installare anche le frecce dinamiche sugli specchietti. A livello di programmazione MMI va tutto programmato. Adesso magari andiamo un attimo a vedere anche. Anzi, vediamo quanti errori mi crea questa cosa di accendervi il quadro. Abbiamo già portato i cablaggi davanti, adesso sono tutti da inastrare, ovviamente il lavoro lo stiamo facendo, quindi non aspettatevi signori che i cablaggi siano belli adesso, poi saremo tutto predisposto e dobbiamo aprire la porta. Vedete, gli specchi non hanno il LED, quindi smonteremo il pannello porta, faremo il cablaggio del connettore dall'interno all'esterno, eccetera, eccetera. A livello di menu, la vettura, come vedete, adesso non ha il sistema side assist integrato e programmato. Noi andremo anche a programmarlo nell'MMI. Quindi, se andiamo su assistente al conducente, la vettura ha il presense, ma non ha il side assist. Poi programmeremo anche questo. Va bene, signori, quindi io continuo il montaggio, lo smontaggio, l'installazione, il cablaggio di tutti questi cavi e ci rivediamo dopo, probabilmente a lavoro finito o a lavoro in via di venire. Magari vi facciamo anche un test su strada, vediamo se riusciamo a farlo oggi perché poi forse mancherà una calibrazione, di conseguenza dovremo passare a fare la calibrazione, probabilmente il video sarà senza calibrazione, adesso non so come mi organizzo. Signori, ci vediamo dopo. Thank you.
Signori, Vaghelper, la sera abbiamo fatto la calibrazione di questo side assist. Tra l'altro vi dico anche che il side assist porta la componente protezione che non sapevo. Infatti col VCDS in diagnosi ci dava l'errore componente protezione. Con Odyssey invece non ce la richiedeva, lo sblocco componente protezione l'abbiamo forzato, abbiamo fatto sblocco componente protezione. Questo è il menu con i LED pienamente operativi e funzionanti. Adesso siamo venuti in tangenziale per provare il sistema side assist che funzioni. Vediamo che nello specchietto ci sta per sorpassare un'auto fra poco e sicuramente questo specchietto si accenderà nel momento in cui l'auto è nell'angolo cieco. Eccolo qua, se noi mettiamo la freccia abbiamo anche un lampeggio. Quindi side assist pienamente funzionante, ci vediamo fra poco perché ci fermiamo visto che stiamo registrando in auto e non ci piace, volevo però farvi vedere questo funzionamento. Ci vediamo con la macchina ferma. Ragazzi, proviamo anche a fare una cosa strana, ci mettiamo in retromarcia, proviamo a fare retromarcia e vediamo se le macchine frenano da sola perché sta arrivando una macchina lateralmente a noi. Noi facciamo finta di andargli addosso e vediamo se il sistema la vede. Eccola! Top! Eccoci qua signori, buonasera, bentornati, Vaghelper, ve lo ripeto perché è un giorno diverso dal giorno delle prime riprese. Signori, abbiamo terminato l'Audi Side Assist, scusate se le riprese sono di sera, ma abbiamo i nostri potenti mezzi, ci permettono di avere anche le luci, mi raccomando. Allora signori, abbiamo terminato l'installazione dell'Audi Side Assist su questa bellissima Audi A3. In particolare quindi abbiamo installato il LED negli specchietti e vabbè, il team monterà il video prima, quindi di conseguenza già lo sappiamo. Però radar nelle parti posteriori del veicolo, quindi sotto i fanali, in particolare quindi qui sotto e dalla parte opposta, l'avete visto nella prima parte del video. E poi abbiamo il LED negli specchietti che sono questi qua, eccoli qua, che poi si accenderanno, magari ve li facciamo vedere accesi. Assistente side assist che sarebbe blind spot, quindi ricezione o segnalazione di movimenti nell'angolo cieco del veicolo, angolo cieco che è questa parte posteriore dell'auto. Abbiamo fatto anche delle riprese in movimento, quindi magari non so se le hanno montate prima o dopo, ma dovreste averlo capito. Signori, side assist, il problema qual è stato? Problema di calibrazione, la calibrazione non andava a buon fine in versione dinamica, abbiamo dovuto fare la calibrazione statica che si fa con la tavola VAS con l'accessorio bara 4, che è una specie di ventola che è un distorsore di onde Doppler. Vediamo se riesco a farvela vedere brevemente. Eccola qua, questa specie di ventola e ovviamente la sua tavola. Abbiamo fatto la calibrazione signori e il sistema non funzionava ugualmente. Di conseguenza, tramite l'utilizzo di un'altra diagnosi, sono riuscito a capire che il sistema era in componente protezione, anche se in realtà il telaio doveva essere scritto nella fase di calibrazione. Quindi abbiamo fatto anche lo sblocco componente protezione sui due radar che sono la centralina master e la centralina slave. Il sistema si è allineato al telaio del veicolo e ha cominciato a lavorare perfettamente. Quindi attualmente abbiamo side assist funzionante sia a destra sia a sinistra con il LED di segnalazione, programmabile da MMI, e abbiamo anche la funzione di traffic, real alert traffic, insomma l'assistente alla frenata per traffico posteriore. Quindi buona della favola, se fate retromarcia fuori da un parcheggio i radar vedono le auto che vi stanno venendo addosso in retromarcia, perché magari uno vi sta tagliando la strada, la macchina è in grado sia di segnalarvelo a livello di schermata MMI nei sensori di parcheggio, sia intervenire con una frenata in caso di emergenza per evitare il botto. Signori, ve lo faccio vedere direttamente in macchina queste due funzioni e poi direi che anche questo retrofit l'abbiamo finito da Vaghelper. Ecco qua la macchinina, abbiamo un LED di segnalazione di qua e di là che si accende. Adesso andremo anche dal menu e vedremo un attimino anche come si pilota dalla MMI su impostazione vettura. Aspettiamo un attimo che si accenda il sistema diventi online operativo.
Eccolo qua che sta diventando online. Andiamo su assistenza del conducente e andremo a selezionare Audi Side Assist. E da qui potremo gestire la luminosità. Quindi se noi facciamo questa operazione, ecco qua nello specchietto possiamo gestire la luminosità. A noi ci piace bello luminoso, di conseguenza lo otteniamo super luminoso sia da una parte sia da un'altra. Nel momento in cui metteremo la retromarcia, signori, avremo qui questa parte di segnalazione di radar quando faremo la retromarcia, quindi il sistema che ci aiuta a evitare di sbattere. Quindi, signori, anche questo retrofit l'abbiamo fatto. Da Vaghelper è tutto. Non fate i barboni per 2 lire, ormai ve lo dico sempre, vi piace tanto che ve lo dica. E iscrivetevi al canale, attivate la campanella di notifiche, bla bla bla. Avete anche il nostro nuovo sito www.vaghelper.com, potete iscrivervi, compilare il form, ricevere la risposta automatica via mail per prendere un appuntamento, parlare con il sottoscritto. Mi raccomando, signori, solo gente profilata, non vogliamo perdere tempo. Da Vaghelper è tutto, l'ho già detto, ma lo ripeto, non fate i barboni per 2 lire, arrivederci.